Buonasera ragazzi, come state? Tutto a posto, cari amici, tutto a posto? Allora ragazzi, facciamo simulazione esame CQC merci scheda numero 28, ok? Come sapete abbiamo fatto da 1 fino a 27, adesso dobbiamo fare 28, ok? Poi ancora dobbiamo fare quelle che sono rimaste, quindi iscrivetevi, condividete i vostri amici, mettete un like, non solo CQC che faccio anche battenti B, C, quindi questo canale vi servirà. Iniziamo subito il nostro quiz. Settori è responsabile anche dopo l'avvenuto consegna della merce al destinatario, a patto che questo abbia provveduto a pagargli quanto dovuto. La risposta è falso. L'applicazione dei principi dell'economia circolare coinvolge anche il settore dei trasporti destinato alla movimentazione delle merci, con particolare riferimento a progettazione del veicolo, vero? Lo straniero extra UE che entra legalmente in Italia e intende soggiornarvi per più di 3 mesi dovrà richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi, vero? Quando un straniero entra in Italia, subito prima di passare 8 giorni deve andare a questura, richiesta di permesso di soggiorno, vero? La riduzione del costo del trasporto si ottiene utilizzando il più possibile i trasporti su strada, falso. Per effettuare trasporti combinati si possono utilizzare casse mobili, vero? Vero? La corretta postura di guida del conducente si ottiene regolando la posizione del sedile, vero? Il foglio di registrazione del tachigrafico analogico deve essere sostituito ogni 36 ore, falso, non c'entra niente. Una frenatura poco efficiente può dipendere da tamburo di dischi imbrattati da olio, vero? La corretta programmazione del settore logistico non ha alcuna correlazione con l'impatto ambientale, falso? Il primo soccorso deve comunque evitare di causare peggiormenti all'infortunato, vero? Devono essere più attenzione, magari, vero? La forza centripeta interviene durante la discesa del veicolo, no, durante la curva, falso. Gli autoveicoli adibiti al carico combattazione trasporti e scarico di rifiuti solidi urbani sono esenti dalla disciplina dell'autotrasporto di merci perché ad uso speciale. No, innanzitutto non sono ad uso speciale autoveicoli per trasporti e rifiuti, sono ad uso specifico. Falso. La prestazione del sistema di sorveglianza con riconoscimento automatico degli incidenti non dipendono dalla qualità e quantità di informazione fornita dal sistema di sorveglianza. Falso, dipende. Tra i principali vantaggi del trasporto su gomma vi è la tempestività, magari, vero? I sistemi telematici per il trasporto possono permettere al gestore di flotte di conoscere la situazione del veicolo o mezzi, determinare le rotte più efficienti. Determinare più efficienti. Le rotte più efficienti. I sistemi telematici per il trasporto possono permettere al gestore di flotte di conoscere la situazione dei veicoli o mezzi, determinare le rotte più efficienti. Falso, vediamo.
L'assunzione continua di alcol previene la colossità diffusa, è vero? I mean falso, falso ragazzi. Un transporto viene definito paese terzo quando le cose sono caricate in uno stato membro per essere portate in un altro con un veicolo immatricolato in uno stato diverso da quello in cui il trasporto comincia o termina, vero? Nel caso di incidenti stradali si deve chiamare l'ambulanza anche se non ci sono feriti, falso. Quando non ci sono feriti non serve ambulanza. Prima dell'inizio del viaggio, nel foglio di registrazione di un tachigrafico analogico, il conducente deve scrivere il numero della carta di tachigrafica, falso. Magari il numero del battente, o luogo di partenza e luogo di destinazione, magari falso. La coppia di un motore endotermico è una somma tra una forza e una lunghezza, vero? Una somma? No, era un prodotto, non una somma, falso. La corretta alimentazione di un conducente consiste in cibi grassi per un maggior apporto energetico, falso. Il conducente deve mangiare i cibi leggeri, leggeri, no? Non quelli grassi, carne, no. I veicoli che trasportano merci pericolose possono essere caricati oltre i limiti della portata massima del veicolo, no? Falso. La forza di attrito comporta l'abbassamento del baricentro del veicolo, falso. Tra le aree maggiormente interessate del fenomeno dell'immigrazione clandestina come punto d'ingresso in Italia vi sono le coste della Sardegna, Sardegna, falso, non lo ricordo. Per valutare l'infortunato respira si deve guardare il torace per vedere se si solleva e si abbassa. Torace, vero, vediamo. La transizione verso una mobilità sostenibile e verde richiede interventi per l'implementazione dei punti di ricarica e di riferimento per l'utilizzo di carburanti alternativi. Carburanti alternativi? Falso. L'impianto frenante di un autocarro e di un autobus è munito di freno di soccorso, vero? Tra le misure adottate per scongiurare l'ingresso illegittimo di cittadini stranieri vi è l'uso di raggi www che consentano tramite internet di vedere all'interno dei veicoli, falso, non c'entra niente, www. Non siamo www, falso. La licenza di trasporto di cose in conto proprio è rilasciata dal comitato provinciale all'albo autotrasportatore, falso, è rilasciata del come si diceva centrale, Roma, come si dice. Falso comunque questa risposta. Il circuito frenante pneuma idraulico è dotato di serbatoi dell'aria, vero? È importante tenere sempre in efficienza i veicoli durante la circolazione per pagare un premio annuale assicurativo più passo, falso, non c'entra niente. Tra le abitudini richieste per la guida è inutile la coordinazione sensorio-motrice, falso, non è inutile, è utile magari.
Una delle aree maggiormente interessate del fenomeno delle migrazioni clandestine come punto di ingresso in Italia è la città di Milano. Milano, dove entrano i clandestini. Falso. Durante l'attività professionale, il conducente è esposto a patologie all'apparato muscolo-scheletrico a causa di postura scorretta, vero? Il sovraccarico del veicolo fino al 15% della massa complessiva a pieno carico emissibile non comporta l'applicazione di sanzione. Falso, comporta. Il contratto di trasporto a bordo assegnato prevede l'utilizzo di mezzi navali. Falso, non c'entra niente. Per correggere il sovraesterso è necessario un momentaneo e rapido intervento del volante verso l'interno della curva. Sovraesterso verso l'esterno, non verso l'esterno. Falso. La licenza comunitaria, se il veicolo a motore ed il rimorchio sono immatricolati in stati diversi, è necessaria solo per il veicolo a motore, vero? Il trasporto marittimo è economicamente meno conveniente delle altre modalità di trasporto, falso? I trasporti delle merci avvengono in prevalenza per via di acqua, falso, prevalenza magari, falso. Il coefficiente di penetrazione aerodinamica CUV dipende dal peso del veicolo, falso. La forza centrifuga è maggiore quanto maggiore sono la velocità e la massa del veicolo, vero? La carta tachigrafica del conducente è personale, vero? Gli incidenti dovuti alle cause oggettive ad esseguito a seguiti meccanici scoppio dei pneumatici non sono mai, seppur indirettamente, da attribuirsi all'uomo. Falso? Mamma mia, non si può capire a volte. In caso di disaccordo tra il vettore e il cliente per questioni inerenti al prezzo di trasporto, il conducente deve intervenire e prendere contatti direttamente con il cliente se il problema riguarda un trasporto da lui effettuato falso. Non deve intervenire il conducente niente. L'alcolemia e la concentrazione di alcol nel sangue. Concentrazione alcol nel sangue. Vediamo, vero? Non lo ricordo. Occorre inserire una marcia più bassa se il numero di giri del motore scende troppo sotto quello di coppia massima, vero? Il modulatore pressione carico dell'impianto di frenatura evita il bloccaggio delle ruote in frenatura quando il veicolo è scarico. Falso? No, vero, vero. Il modulatore pressione carico dell'impianto di frenatura evita il bloccaggio delle ruote in frenatura quando il veicolo è scarico, vero? Il danno occorso alle merci trasportate a bordo di un veicolo è considerato infortunio sul lavoro. Occorso merci. Il danno di merci è infortunio. Falso. Non è una persona la merci. Nella curva di coppia, il numero di giri corrispondente ad un valore vicino a quello della coppia massima coincide con quello di massimo consumo. No, coincide con quello di massimo rendimento. Per evitare lo scivolamento del carico sul piano di appoggio della carrozzeria è sempre sufficiente l'attrito tra il carico e il piano di appoggio, sempre sufficiente. Falso. Per il trasporto di terra, sabbia e materiali inerti si utilizzano di norma veicoli muniti di cassone ribaltabile, vero?
I veicoli stradali o gli autotreni impiegati per effettuare un'operazione di trasporto TIR sono previsti da una targa rettangolare recante l'iscrizione TIR apposta nella parte laterale della carrozzeria, parte laterale, parte avanti era, no? Parte laterale, non era avanti, falso. Entro i limiti di aderenza, lo spazio di frenatura non dipende dal peso del veicolo. Ok, entro i limiti di aderenza, lo spazio di frenatura non dipende dal peso del veicolo. Non era falso? Va bene, vediamo, vero, questo qua è sbagliato tante volte. Nell'ambito della sicurezza sul lavoro, per valutare il rischio non occorre entrare nel merito della probabilità che il danno possa accadere. Falso. Per migliorare la salute nella guida professionale occorre guidare almeno 12 ore interrotte per arrivare prima a destinazione. Falso. Prima a destinazione. Falso. 12 ore non si può guidare, può guidare massimo 4 ore e mezza. Sull'etichetta delle cinque utilizzate per l'ancoraggio del carico sul veicolo viene riportato il valore della massa massima complessiva del veicolo. Cosa ci interessa? Falso. In un motore endotermico l'andamento della curva di coppia all'aumentare del numero di giri e di prima crescente raggiunge un valore massimo e poi decresce, vero? La licenza di trasporto di cose in conto proprio è rilasciata dall'ufficio motorizzazione civile? No, rilasciata per provincia, conto proprio, falso. L'assunzione di ECTAS è raccomandata se si deve affrontare un viaggio faticoso, falso. I fogli di registrazione del tachigrafo analogico devono essere omologati secondo disposizione UE, vero? Durante il trasporto di aderenti surgelati e congelati, la temperatura più elevata della derrata nella zona centrale del carico non deve superare la temperatura prevista per il prodotto. Falso. La sostenibilità del sistema trasporti esige un accordo internazionale per migliorare le infrastrutture, vero? I soggetti giuridici coinvolti nel contratto di trasporto su strada comprendono l'acquirente e il venditore, falso. Le merci movimentate con pallet non devono essere fissate con cinghie perché il loro eventuale movimento potrebbe rompere le cinghie stesse, falso. Per migliorare la salute nella guida professionale occorre aumentare il consumo di sigarette, falso, non si può fumare. L'ESP, programma elettronico di stabilità, è un sistema elettronico che serve a stabilizzare il veicolo sulla traiettoria prescelta. Elettronica di stabilità. L'ESP. L'ESP è un programma elettronico di stabilità, è un sistema elettronico che serve a stabilizzare il veicolo sulla traiettoria prescelta. Davvero? Davvero, vediamo. Il contrabbando è un reato contro la pubblica fede, falso? Rientrano nella disposizione di trasporto in regime ATB i prodotti surgelati, vero? Le principali difficoltà del sistema dei trasporti europei sono dovute all'utilizzo insufficiente della modalità di trasporto aereo, falso. Abbiamo finito, ragazzi, magari siamo bravi, eh? Vediamo. Quanti? 3 massimo.
Vediamo. Due, siamo. Boom. Vediamo quali sono, ragazzi, perché dobbiamo controllare sempre ogni tanto che quando finiamo e sbagliamo qualcosa. Il sistema telematici per trasporti possono permettere al gestore di flotte di conoscere la situazione dei veicoli o mezzi e determinare le rotte più efficienti. Ho messo falso e invece era vero. 26. La transizione verso una mobilità sostenibile e verde richiede interventi per l'implementazione dei punti di ricarica e di riferimento per l'utilizzo dei carburanti alternativi. Era vero o certo falso? Bene, 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 bene. Abbiamo sbagliato due. Ciao, ciao.